Bonjour, oggi è lunedì mattina e mi sto facendo una spremuta d'arancia. Amo questo spremiagrumi perché questo era di mia nonna e quando appunto lei non c'è stata più l'ho preso io e il bello è che tutte le volte che lo uso pensa a lei e quindi mi emoziona sempre. E niente, mi sto facendo lo spremuto d'arancia, appunto è mattina, adesso andrò a editare il video che probabilmente vedrete oggi pomeriggio e poi a pranzo invece ho un pranzo di lavoro, quindi adesso mi devo sbrigare a far tutto e come vedete è una bellissima giornata, c'è un sole incantevole. Guardate, guardate quante calamite! Ieri le ho lavate tutte. Ne avevo una, cioè ne ho una marea sul frigorifero. Sono bellissime. Vabbè, queste qua costano tutti dei viaggi. Una gara. Questa cosa è Bermuda. C'è una delle mie preferite, questa qua, Chiang Mai, dove abbiamo visto i panda. Arrivano da Tokyo, da Amsterdam, dalla Cina, anche questo qua appunto Cina. Vabbè, le lavate tutte e ora sono indecisa se rimetterle sul frigo o no. Perché comunque devo dire che non mi dispiace il frigo tutto pulito. Appena arrivata in Piazza di Spagna, adesso devo andare a piedi per tutta Via del Babuino perché ho l'appuntamento in Piazza del Popolo, che praticamente in fondo. La giornata è stupenda, sono un po' rock, molto, guardate che bello questo giubbotto, vabbè, io sono pazza per questo giubbotto, e appunto la felpa, giubbottino di pelle, i jeans e le slippers, quelle glitter, e niente, sto correndo perché mi stanno aspettando, così si va a mangiare la pappa. Dovremmo andare più o meno in zona Cola di Rienzo, per chi conosce Roma. Cola di Rienzo, dove c'è Zara Home, e ho infatti dietro qua nella borsa con le tovagliette, quelle dello shopping, praticamente avevo sbagliato, vi ricordate? Pensavo fosse un runner, invece erano due tovagliette singole, e quindi vado a cambiarle finalmente, e chissà che cosa troverò. Eccomi arrivata! Qua ci sono due chiese gemelle, che però adesso una è coperta, ma sono due chiese gemelle, bellissima. Appuntamento finito il pranzo, adesso sto andando in Cola di Rienzo, come vi dicevo prima, perché ci sono tantissimi negozi carini e poi appunto volevo passare di nuovo da Zara Home. Lì impazzisco, lì mi comprerei tutto. Poi adesso che ha tutto fucsia, blucina, giallo, sparaflesciato, arancio, mamma mia, mi prenderei tutto. Guardate che bello! Bellissimo. Sono uscita da Zara, cioè un mega bustone. Bisogna dire che i prezzi non sono proprio proprio economici, cioè, ho preso praticamente tre runner, due cuscini e i tovaglioli. No, vabbè, ci sono dei negozi bellissimi qua. Questo da nuovo, nuovo. E ho preso appunto un po' di cose, ho cambiato le famose tovagliette americane che non sopporto. E niente, adesso fa un caldo terribile, sto sudando con la felpa, il giubbotto. E adesso torno a casa da Carolina. Guardate che bello. Buongiorno, sono in coma profondo. E adesso vi faccio una centrifuga e vi faccio vedere con cosa la faccio. Adesso prendo il tagliamela e taglio le mele.
Buongiorno, oggi sono distrutta veramente perché c'è Mr. G che sta male da 2 giorni e adesso mi sono fatta, si vede, una centrifuga, carota e mela, sia per me che per lui. E cominciamo così la mattina e fra circa 10-15 minuti dovrebbe arrivare la signora che gli fa le punture perché io non sono riuscita, ciao. Ho avuto un terrore pazzesco. L'ultima volta gliel'ho fatta io. E vi dico solo che ho fatto la puntura e sono svenuta. Quindi ho dovuto. Vabbè, niente, sono svenuta e questa volta non ce l'ho proprio fatta. E quindi ho detto che okay, va bene. Chiamiamo una persona che mi aiuta. Adesso ieri è già venuta e oggi ritorno. Ciao, Sava. Ecco, sono uscita a prendere le medicine. Ovviamente adesso devo andare al supermercato, però prima. Un aperitivo con la mia amica. Aperitivo molto salutare. 2 spremute d'arancia, che amore. Eccomi, sono tornata. Ho accompagnato la mia amica ad un appuntamento. Poi ho fatto anche la spesa, me la sono fatta portare a casa. Abbiamo anche mangiato. Adesso ho le vongole nel lavandino. E guardate, ho un polipone praticamente di 1,9 kg. Buongiorno, oggi è giovedì mattina, sto bevendo il caffè che non bevo mai, ma ieri sera ho fatto lo strudel e quindi quello che è avanzato, che non abbiamo mangiato. Sacralina si sta lavando le zampette, intanto prende il sole, guardate, l'unico spicchio di sole che c'è è suo. E vi stavo dicendo perché ieri sera ho fatto lo strudel. E avanzato appunto l'abbiamo mangiato stamattina, adesso sto aspettando l'infermiera che ci fa la che ci fa che gli fa la puntura. Ah, non vi ho detto cosa ho avuto, praticamente il colpo della strega, nulla di grave, però è una cosa che ti impegna tanto tempo. E niente, quindi adesso noi facciamo colazione e alle 10 dovrebbe arrivare appunto l'infermiera che fa la puntura. Aiuto! Allora, sono le 5 del pomeriggio e sto andando in zona Trastevere e mi sono appena fermata da H&M per cambiare un vestito che ho comprato, ma aveva tutte le cuciture storte e quindi appunto l'ho dovuto cambiare. Ma voi, quando comprate qualcosa, lo controllate prima di pagarlo? Cioè, controllate tutto, che ne so, le cuciture, ci sono buchi, difetti o cosa? Oppure prendete, poi una volta a casa controllate, oppure non controllate mai, cioè magari di qualche difetto vi potete accorgere solo quando lo indossate. Perché io una volta controllavo tutto prima di comprare, invece adesso no, o è una cosa assolutamente evidente quando la compro, se no me ne accorgo solamente quando la indosso. Infatti l'ho provato a casa, il vestito, e ho visto che aveva tutta la cucitura storta e faceva proprio difetti. E adesso sono andata appunto a cambiarlo, però non avevo tempo di provarlo, quindi lo proverò stasera con comodo. E poi, visto che ero qui in centro, mi sono fermata da Zara e ho preso. Oh, guardate, sono in Piazza Colonna! Che bella! E c'è il Parlamento. E niente, mi sono fermata da Zara. Ah, tra l'altro qua lo Zarona di Galleria Vittorio. No, Galleria Alberto Sordi non c'è più. Quindi adesso ce ne sono solamente due in via del corso. E vi sto dicendo, mi sono fermata da Zara, ho comprato 2 magliette. Troppo felice! 2 magliette, 10 euro, potevo lasciarle lì? No. Anzi, 11,90 euro, 2 magliette. E niente, adesso sto andando dal mio gratta che caro. Vediamo un po' se riesco a trovarlo aperto. Visto che mi manca perché è da settembre-ottobre. Ha chiuso e è andata in vacanza e io ho voglia di granita, ho voglia di granita al tamarindo. Quindi tra poco scopriremo se il mio gratta che caro è ancora aperto o no. Ah, non vi ho detto la bella notizia? Mister G sta meglio, quindi oggi era l'ultima puntura che faceva, per fortuna.
No, pensate che cioè, la signora che comunque veniva a farci le punture ormai si era affezionata a noi, ogni volta si preoccupava di più come stessi io che non lui, perché sa che ogni volta che ci svengo. Cioè già solo lei che preparava la siringa, ecco vi lascio immaginare, già prendeva il liquido, ecco io già stavo male e mi si infermicola tutto il braccio, cioè io vorrei sapere per quale motivo. C'è quale cosa strana mi succede nel cervellino che ogni volta che vedo un ago mi si informicola tutto il braccio, dalla spalla fino alla mano. E quindi niente, per fortuna è l'ultima, lui sta meglio, domani forse va al lavoro e niente, per fortuna è andata, basta svenimenti per me. Poi un giorno, se vorrete, vi racconterò di quando gli ho fatto io un'iniezione. No, senza parole. Niente, il grattacheccaro ha deciso di rimanere ancora chiuso, no perché poi lei è una signora. Penso che sia mamma, papà e figlio, niente, sono ancora chiusi, guardate, là in fondo. E qua su, in Tevere, e là fra un po' si vede Ercubolone. È bellissimo, adesso no, vabbè, perché comunque si sono allungate le giornate, ma quando è sotto questo ponte, in orario tramonto, eccolo lì, è qualcosa di stupendo. Vedete? Guardate che bello! Ecco, niente, il mio grattacheccaro è chiuso, quindi io mi prenderò la granita alla granita siciliana, o se no il gelato, vediamo un po'. Buongiorno, oggi è venerdì, il tempo è pessimo, ho già preparato le carote e le pere sbucciate, lavate per la centrifuga, andranno tutte qua dentro. Carolina è già pronta perché sa che ogni volta che faccio la centrifuga, quindi riconosce il rumore, poi do da mangiare a lei tutto quello che rimane da, appunto dalla carota. E se usate anche voi la centrifuga e fate la carota, potete fare anche tipo i tortini oppure le torte, cioè tortini salati oppure anche la torta tipo la camilla del Mulino Bianco, ecco, con quello che rimane appunto del residuo delle verdure tipo carote, sedano, eccetera. E voglio le strature, voglio a tutti i gusti le strature, basta, deciso. Intanto sto mangiando la carota. Questa è per noi e questa invece è per Carolina. Ecco, ho già lavato tutto e adesso lascio l'insalata in ammollo. Questa qua è l'iceberg, così a pranzo oggi mangiamo la Caesar salad. E niente, a me piace tenere l'insalata in ammollo. Compro quella già lavata, compro quella già lavata e la lavo di nuovo perché comunque è meglio lavarla. E mi piace appunto tenerla in ammollo per un paio d'ore perché così l'insalata si riprende. E dopo preparo la Caesar che adoro. Sto tornando a casa, visto che sono più o meno le 6 e Mr. G è ancora ammalato a casa. Guardate, pasticcini, ho preso 6 pasticcini per farci una mini merendina, perché poi appunto stasera invece volevo cucinare un risotto che ricorda tantissimo mia nonna, che è il risotto alla monzese. E quindi lo faremo un po' più tardi perché ci tenevo a fargli questa sorpresina nella merendina un po' in ritardo. Oggi, come vedete, la giornata è bruttissima, non c'è il sole, però vabbè, l'importante è che faccia caldo. Bonjour, oggi è sabato, sto già bevendo la mia spremuta. Oh, ma è possibile che io in questo periodo sono più stanca? Quando mi sveglio, di quando vado a letto, non so voi, ma io sono distrutta. Questo cambio stagione mi sta massacrando. No, non è mai stato così. Sono, come vedete, in pigiamino, sono sul divano e niente. Adesso sono le 10 e mi preparo, mi vesto perché oggi vedo la Fede. Yeah! Sono troppo, troppo felice. Mangiamo insieme e poi stiamo un po' insieme e niente. Quindi verrete con me anche oggi. A dopo. Ed eccomi qui, sono pronta. Ho lavato i capelli, adesso si stanno asciugando. Mi sono già truccata.
mi sono anche vestita. Carolina lì che dorme. E adesso niente, fra un po' esco perché appunto mi incontro con la Fede in centro e andiamo a mangiare insieme. Così ce la possiamo un po' chiacchierare, cioè facciamo una bella chiacchieratina fra signorine. Guardate con chi sono! Ciao! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Una faccia un po' sconvolta, mi riconoscete? Sì, sono io, sto facendo make-up, salve! Allora, io e Fede siamo andati a mangiare con Edo e adesso siamo arrivati qua all'evento, in questo posto bellissimo! Bellissimo! Vi faccio vedere. Guardate che bello! Vuoi andare? Qua! Stupendo! Il mio grattacacao è ancora chiuso? Cioccolato, nocciola e panna montata, mi spiace, ma niente, mi consolerò così. Grazie per avermi tenuto compagnia questa settimana. Adesso mi strucco e vado a nanna. Ciao!